Siamo qui su questo terreno tutti quanti e non ci muoveremo fino a che non abbiamo una risposta chiara da parte delle istituzioni. Chi deve prendere una decisione bisogna che viene qui con noi e ci fa capire e capiremo insieme qual è la soluzione più ottimale per poter raggiungere Castelluccio, non certo quella che ci è stata proposta. Manifesteremo e rimarremo su questo terreno fino a quando non avremo una risposta chiara. La vostra richiesta è quella di aprire la galleria? La nostra richiesta è quella di poter utilizzare o la galleria Forca Canapine, in alternativa la provinciale 477, che è quella che abbiamo sempre fatto. Chiaramente qui ci mettiamo a disposizione dei vigili del fuoco, della protezione civile, del soccorso alpino e chiunque voglia scortarci per poter raggiungere Castelluccio in massima sicurezza, però avere questa possibilità, utilizzare una di queste due alternative e nel frattempo lavorare su un percorso, su una strada vecchia di campi che abbiamo suggerito per evitare le problematiche che stiamo dicendo. Che sarebbe quella che si arrampica sopra la galleria di Forca? No, è una strada che passa per campi e scende direttamente a Castelluccio. Questo percorso noi l'abbiamo fatto già in autunno quando all'indomani del terremoto siamo scesi qui a Norcia. Vorremmo riutilizzarla oggi, chiaramente mettendola un pochino a posto perché è stata un po' dissestata dall'inverno. Però con un piccolo intervento possiamo utilizzare quella senza dar più fastidio né alla provinciale e tantomeno alla galleria. L'agriturismo agibile risolverebbe parte dei problemi legati alla viabilità? Una parte di problematiche sicuramente le risolve, perché un agriturismo che viene messo a disposizione per poter sostare, alcuni agricoltori lo possono utilizzare proprio per sostare e quindi evitare di fare avanti e indietro tutti i giorni. È chiaro che ci sono persone che hanno esigenze diverse, ci sono persone che hanno il bestiame e quindi quelle persone che hanno del bestiame devono necessariamente tornare giù a Norcia per poter custodire le mucche, le pecore, quello che hanno. Avete chiesto un incontro alle istituzioni? Abbiamo chiesto un incontro e soprattutto nell'incontro farci partecipare anche a noi per sottoporre le varie problematiche, perché se non coinvolgono i diretti interessati è chiaro che le problematiche vengono risolte a metà. Devono coinvolgere le persone interessate sul posto per capire gli effettivi problemi che tutti i giorni incontriamo. Con la semina i tempi? Siamo un pochino lunghi, siamo un pochino in avanti. Solitamente noi primi di marzo saliamo a Castelluccio per iniziare i primi lavori di aratura. Andiamo avanti tutto il periodo di marzo-aprile per poter chiudere i primi giorni di maggio. Quest'anno certo siamo un pochino in avanti perché siamo ad aprile e ancora dobbiamo salire.